Federico, ecco chi mi ha preso la settimana enigmistica. Che stai facendo? Unire i puntini, scommetto? No. Sto facendo alcuni giochi... Ah, della pagina della Sfinge, non sono semplici. Dove sei arrivato? Vuoi sono che... qua, al cambio di genere. Cambio di genere. Vuol dire che ci sono delle parole nella lingua italiana, e ci sono tante combinazioni nella lingua italiana, ci sono delle parole, prova... riesci a intuire da solo cosa può significare? Sì, penso di sì, ad esempio il porto, quello che c'è a Marina. Esatto. E al femminile porta, quella che si usa per giocare a calcio. Per giocare a calcio, esatto, non ci sono altri utilizzi della porta, no? No. Sai poi, che ci sono delle persone che hanno anche la porta di casa? Sì. Ah sì, ecco, boh, sì, sempre il calcio, va bene. Poi un altro esempio può essere il baro. E la bara, il baro quando ad esempio uno ti imbroglia giocando a carte, la bara è la tomba. La tomba, ecco, così avevi un po' di riguardo a dirlo, va bene, ma ci sono tante combinazioni, sai un'altra? Lo scalo e la scala. La scala, vedi. Lo scalo è quando ad esempio vuoi scalare una montagna che esatto. alta. Invece la scala è quella che ti aiuta per salire. No? Esatto, anche questo, va bene, ci sono tante combinazioni. Allora vediamo adesso dovremmo trovare due parole, dov'è? Qui, di cinque lettere, vedi che c'è un 5 indicato? Sì. Che hanno proprio questa combinazione, maschile e femminile. Allora leggiamo, falsa apparenza, quello è il titolo. Non c'è nessuna ragione d'essere dolce e affettata. Ecco, sembra la frase che uno dice a un'altra persona, non c'è nessuna ragione. Sì. Però vediamo un po' il significato, guarda, ci sono due righe e ogni riga è una definizione. Leggi di nuovo la prima riga. Non c'è nessuna ragione. Ecco, questa è una definizione per una di queste due parole. Non c'è nessuna ragione. A me sembra più facile la seconda, non so se hai trovato la parola. Yes, leggi la seconda. Affettata. Com'è? D'essere dolce e affettata. Affettata. Di cosa si può parlare? Visto che è corta, quindi una può cosa... essere cioccolato, quindi tipo una torta. Una torta, esatto. La parola torta... Faccio io il lavoro per te, ti calcolo le lettere a 5 lettere. E quindi... Quindi vediamo se fosse torta, non sono sicuro, però proviamo. Però al maschile c'è torto. Cosa vuol dire? Quando uno, diciamo, ha sbagliato. Esatto, non c'è nessuna ragione, a torto quindi... marcio si usa anche dire. Sì, è vero. Benissimo, ti intendi, bravo. Grazie. In che classe vai? In seconda media. Seconda media, bene. Prossimo anno... Già in terzo, benissimo. Allora, mentre i nostri amici ci salutano e ti fanno le boccacce, vedo lì vicino. Allora, la soluzione, ripetila per i nostri amici a casa. Torto e torta. Benissimo, sei soddisfatto? Molto. Sorriso? Pernacchie, bravissimo, grazie Federico. Prego. Ciao.